Campania Motorsport è offerto da Offroad Racing, concessionario Honda Red Moto. Allora, finisce questa splendida giornata con tante difficoltà. La prima prova a Santomenna con Giancarlo Donatino, Democratico Salerno, che immagino voglia subito ringraziare il comune, perché ho visto un sindaco molto molto caloroso. Assolutamente, gentilissimo e veramente senza parole, insomma, perché io lo conoscevo già precedentemente. Noi siamo stati qua la prima volta nel 98. Ricordo che facemmo la gara qua nel 98, l'abbiamo ripetuta nel 2015 il paese adiacente. Quello me lo ricordo. Perfetto. E poi parlando, insomma, con gli amici, col sindaco, con la famiglia di Geronimo, abbiamo deciso di organizzare questa cosa. E il tempo 2 settimane fa, cioè qua c'era l'inferno, bufera, 20 centimetri di neve, nonostante noi avessimo già preparato tutto, perché il venerdì il tempo era identico a ieri, cioè nessuno avrebbe potuto presagire che dal venerdì a sabato si abbassavano le temperature 15 gradi e 20 centimetri di neve. Però è andata bene. Abbiamo voluto intitolare la manifestazione a nostro amico, che purtroppo non c'è più, e io in primis voglio dire, sono quello che sicuramente ha accusato, diciamo, purtroppo di più questa proprio gravissima perdita, e quindi ogni occasione organizzativa per noi è diciamo un momento per poter ricordare quella che era la giovialità, insomma, di Marino, che era un ragazzo eccezionale. E però penso che nonostante tutto l'abbiamo gestita. Oggi c'erano, come avevo detto prima, altre 2 manifestazioni contemporanee e abbiamo avuto carenza di organico sia da parte della protezione civile che da parte delle ambulanze, perché ci hanno chiesto una cifra spropositata per una terza ambulanza, al che abbiamo sperato che andasse tutto bene. Il mio amico purtroppo ci ha messo l'impegno, però alla fine abbiamo fatto 7 speciali su 9, quindi è andata bene. E il percorso era simpatico, insomma, era breve. Però tu lo sai che io ho la propensione alle cose cattive e qua... E giustamente tu dici sempre bisogna crescere di livello, e quindi sono così... Alzo le mani, però ci potevamo sbizzarrire, insomma, perché veramente ce n'è. Poi vediamo prossimamente, insomma. Ora voglio chiudere con questa battuta, perché sentire un sindaco che dice venite a fare enduro dalle nostre parti è... Sindaco, siamo in televisione, venite qua. Eccolo. Allora, ecco. Ci ha raggiunto l'ingegner mio Venutolo. Gerardo Venutolo. Venutolo. No, stavo dicendo a Giancarlo che sentire un sindaco che dice venite sul nostro territorio e svolgete mercerare, l'enduro è mercerare, e quindi dobbiamo partire da qua, da questa bella collaborazione, per andare avanti nel resto della regione, ma come diceva il sindaco, anche per tornare a Santomenna. Sì. Oltre a ritornare a Santomenna, ho detto a Giancarlo fate presto, cioè nel senso che Santomenna ha bisogno di vivere queste giornate di solidarietà, di partecipazione, di convivenza civile. Per l'anno prossimo noi apriremo il micronido e con il micronido teniamo la mensa e cucineremo un primo piatto per tutti. Che è importante, un piatto caldo. No, non voglio interrompere il tipico dei prodotti tipici, con i prodotti tipici locali. Caciocavallo, che non è sinonimo di corruzione, ma è sinonimo, no, è sinonimo per corrompere, cioè, è sinonimo della bontà e dei paesi delle zone interne, dei paesi di frutta. Cioè, mentre a mare c'è il fenomeno del rigetto, qui si sente l'esigenza di incontrare, di parlare. In Friuli, io quando c'è stato il terremoto in Friuli già ero ingegnere, ebbene c'erano le persone anziane che avevano il bisogno di parlare, di discutere, volevano essere letto il giornale per capire che cosa stava succedendo. Così io dico pure adesso, chi la televisione la sera non la vede, chi vive facendo e coltivando i prodotti tipici locali, è chiaro che la sera alle 8 non c'è, in quella scatola non può vedere. Torneremo l'anno prossimo. Grazie a voi, grazie. Campania Motorsport è offerto da Offroad Racing, concessionario Honda Red Moto.